Salve, qui il vostro amico Santen Chan. Salve a tutti voi, amiche ed amici. Qui, come potrete vedere, sono già cadute da qualche settimana, forse due, tutte le foglie, una o due settimane fa, tutte le foglie alle piante, perché il prossimo mese, non so se il 26 di giugno, inizia l'inverno. Adesso stiamo ancora in autunno, però ecco, ultimamente ci sono stati dei giorni di sole, infatti adesso non so che ora è. Sono le 17:43, ancora non è buio come in inverno, però è sempre più buio con rispetto ai giorni anteriori a quest'ora. E come potete vedere già alle mie piante nel giardino, alla maggior parte di loro sono cadute tutte le foglie. Le piante rimangono spoglie anche se le foglie le hanno sempre avute nei rami e non nel tronco. Quindi adesso sono totalmente spoglie, ma prima erano solo coperte di sopra. E così arriva l'inverno, come potete vedere. Cadono le foglie. Non tutte le piante hanno le foglie cadute, ma io vi voglio fare vedere come sono cadute le foglie. Se no, voi mi direte: e che ci frega delle altre piante? Ma comunque, prima o poi le perderanno le foglie, la maggior parte di loro, perché hanno le foglie un pochino giallognole, appena macchiate. Infatti, come potrete vedere, questa pianta le foglie mi sembra che non le perda mai. Invece, quest'altra pianta le foglie le ha perse. È come se le ha perse. Vedete? Le ha perse. Quest'altra pianta invece le foglie non le ha perse perché è un pino. Beh. È un video che ho fatto per farvi vedere che qua sta arrivando l'inverno. Infatti, guardate, questa pianta ancora deve perdere qualche foglia. Beh, finalmente nella mia stanza, fra i miei libri, mi metto a leggere Elemire Zolla. Vi saluto a tutti. Prima dell'inverno di qua, vi prometto altri video. Ciao!